Ragazzi, buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di insaccati, se fanno bene, se fanno male, se mangiarli, non mangiarli. Un ragazzo mi ha scritto tramite il forum proprio chiedendomi un po' questo quesito, no? Allora, prima di tutto parentesi, se non mi conoscete, sono Umberto Miletto, sono un personal trainer, mi trovate sul mio sito umbertomiletto.com, se i video sono di vostro gradimento potete iscrivervi al mio canale ed è gradita la spollicciata, come dico sempre. Parte di tutto gli insaccati, poi erano usciti anche qualche annetto fa anche dei titoloni sui giornali, no? Dove se mangi insaccati ti predisponi ad avere il cancro, i tumori, eccetera eccetera. Allora, titoli allarmistici fanno sempre vendere tante copie dei giornali, però in realtà poi l'equilibrio è sempre la scelta giusta. È normale che se tutti i giorni mi mangiate 3-4 etti di insaccati sicuramente non faranno bene, ma così come se andiamo a mangiare qualche altro tipo di cibo. Gli insaccati sono carne lavorata industrialmente e quindi hanno già da qua dei problemini, perché per arrivare in tavola devono andare ad introdurre dei conservanti, sia per conservare le qualità della carne, il gusto della carne, per far sì che non arrivi il botulino della carne, e anche per mantenere un po' la colorazione bella accesa, perché altrimenti se perdono di tonalità non li compreremo assolutamente. Allora, come fanno per fare questo? Le case che vanno a produrre insaccati introducono delle sostanze chimiche, no? I nitrati e i nitriti, quelli famosi, quelli che vengono indicati con delle sigle E249, 250, 251, 252, se non erro sono questi, no? Quando leggete queste sigle significa che all'interno ci sono queste sostanze. Allora, il discorso, come vi ho detto all'inizio, se voi mi mangiate un paio di volte a settimana la vostra porzione di insaccato, prosciutto cotto, prosciutto crudo, eccetera, non succede niente. Se abusate, allora certo che possono arrivare i problemi, ma il consiglio da tecnico, da personal trainer, da persona che gli piace anche mangiare cibi di qualità, il consiglio che vi posso dare è questo: ogni tanto potete introdurli, però cercate sempre di prediligere quei cibi poco processati industrialmente, perché quando li andiamo a processare industrialmente il cibo che andiamo ad introdurre perde le sue vere qualità, perché magari all'origine quello era un pezzo di carne di elevata qualità, ma stare lì nel tempo ovviamente i valori nutrizionali si deteriorano e poi devono esserci comunque delle contaminazioni con alcuni elementi chimici per riuscire a conservare il prodotto. Questo è il consiglio che vi posso dare. Poi esistono anche delle forme ultimamente più bio, no? Di produzione di questi insaccati, dove si va a ridurre nettamente l'inserimento di questi nitriti e nitrati, e quindi se avete la possibilità potete anche cercare di prodotti da un punto di vista nutrizionale e di produzione con valori biologici superiori, e allora potete, ovviamente costeranno un po' di più, però questo si traduce in una migliore resa anche sul vostro fisico. Questi sono i consigli che tendo a darvi sugli insaccati. Per me non c'è l'eliminazione totale di un alimento piuttosto di un altro, a meno che ovviamente non siate vegani, e quindi dietro c'è anche un discorso etico che ci sta tutto, però se non siete vegani, il consiglio è ponderare sempre l'assunzione di questi alimenti. Un po' di tutto mangiate, se mangiate un po' di tutto, a parer mio, non si sbaglia mai. Come sempre, grazie per avermi seguito e ci si vede in un prossimo video, sempre qua sul mio canale. Ciao ciao!